La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Seduta del 26 luglio 2016, Presidenza Sereni. La seduta comincia alle 10 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 25 luglio 2016. La Presidente dà conto delle emissioni, passa allo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni, alle quali rispondono i sottosegretari Del Basso De Caro, Bocci, Gozzi. Intervengono i deputati Nicola Bianchi, La Franco, Andrea Maestri, Burtone, Soria, Almognato, Rostellato, Baruffi. La seduta è sospesa dalle 11:30 e ripresa alle 15. La Presidente dà ulteriormente conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Palese, Brunetta, Colletti, ai quali rende precisazione la Presidente, che poi richiama all'ordine il deputato Brunetta. Decorsi i termini regolamentari di preavviso, si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione numero 3954. In ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 1.010, interviene il deputato Colletti, il quale rende precisazioni la Presidente. Intervengono quindi per richiamo al regolamento il deputato Bonafede, nonché nuovamente sulla dichiarazione di inammissibilità i deputati Ferraresi e Crippa, ai quali rende precisazioni la Presidente. Previa dichiarazione di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, l'Assemblea approva gli emendamenti 1.100 e 1.101. Dopo lo svolgimento degli ordini del giorno sui quali il sottosegretario Ferri ha espresso il parere del Governo, la Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 3954. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti la relatrice Ferranti, il sottosegretario Ferri, i deputati Colletti, Sanicandro, Sarro, Bonafede, Sisto, Palazzotto, D'Alessandro, Piepoli, Borghesi, D'Ambrosio, Calabrò, Ermini. Si passa al seguito della discussione delle mozioni Grillo numero 1178, nuova formulazione, Nicchi numero 1322, Lenzi numero 1323, Rondini 1324, Binetti 1325, Bechis 1326, Rizzetto 1327, Gigli 1328, Russo 1329, concernenti iniziative relative al regime di farmaci e di relativi rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alla questione dei cosiddetti farmaci innovativi, sulle quali il sottosegretario De Filippo esprime il parere del Governo. Dopo una breve sospensione della seduta, il sottosegretario De Filippo precisa il parere espresso sulle mozioni 1178 nuova formulazione e 1323. Quindi intervengono per dichiarazione di voto i deputati Mottola, Totaro, Gigli, Monchiero, Rondini, Binetti, Nicchi, Russo, Grillo, Carnevali. Sottosegretario De Filippo precisa ulteriormente il parere espresso sulla mozione 1178 nuova formulazione e precisa il parere sulla mozione 1328. Il Presidente avverte che i documenti di indirizzo saranno posti in votazione per le parti non assorbite e non precluse. La Camera approva la mozione numero 1178 nuova formulazione riformulata. Approva quindi la mozione 1322 riformulata, ad eccezione del capoverso 29 della premessa e dei capoversi 2, 6, 8, 10, 11, 13 del dispositivo, che sono respinti con successiva votazione. Approva infine le mozioni numero 1323, 1324, 1325, 1326 riformulata, 1327 riformulata, 1328 riformulata, 1329 riformulata. Si passa al seguito della discussione del testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare, DOC 22, numero 6569A. Previa dichiarazione di voto, respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, l'Assemblea approva gli emendamenti 1.100, 1.65 riformulato, 1.101, 1.102, nonché gli articoli da 1 a 5. Si passa allo svolgimento dell'unico ordine del giorno presentato, sul quale il Vice Ministro Bubbico esprime il parere del Governo. Seguito del dibattito è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti il relatore Misuraca, il Vice Ministro Bubbico, i deputati Rampelli, Fiano, Giorgia Meloni, Centemero. La Presidente comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta il trasferimento alla quarta commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 1623.
Svolgono infine interventi di fine seduta i deputati Spadoni e Vacca. La seduta termina alle 19.35 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 27 luglio 2016, con inizio alle 10. Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Alfreder, Boccia, Bonafede, Michele Bordo, Matteo Bragantini, Bueno, Catania, D'Ambruoso, Dell'Ai, Di Gioia, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Galati, Giancarlo Giorgetti, Guerra, Lauricella, Manciulli, Mannino, Marotta, Pes, Piepoli, Pisicchio, Porta, Sarampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rossomando, Sanga, Tabacci, Turco, Valeria Valente e Zampa sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 115, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare DOC 22, numeri 65 e 69A, istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del decreto.